Buona domenica a tutti. Molti fan di Dragon Ball si sono chiesti quanta differenza ci sia tra Goku e Bills. Non ci sono certezze matematiche finché Toriyama non ci rivela qualcosa. Innanzitutto dimenticarci della famosa proporzione secondo cui Goku sarebbe i 6 quindicesimi di Whis e Bills sarebbe i 10 quindicesimi di Whis. Oppure che Goku avesse il 70% della forza di Bills. Questo infatti ha fatto credere ad alcuni che il Super Saiyan Blue fosse più debole del God, oppure che Goku avesse superato Bills, soprattutto col Kaioken Blue per 10. Dal manga sappiamo che Blue Vegeta è poco più forte di Lord Bills. Dobbiamo fare dei passi indietro, tenendo presente che un Super Saiyan 2 è forte esattamente il doppio rispetto al Super Saiyan 1. Se la fusione Metamor fosse una semplice somma dei poteri, allora quando Trunks e Goten fanno la fusione trasformati in Super Saiyan, dovrebbero essere forti quanto un Super Saiyan 2. Questo non lo sappiamo, ma in pochi minuti nella stanza dello spirito e del tempo si sono trasformati in Super Saiyan 3. A questo punto devo pensare che la fusione Metamor abbia generato un guerriero forte non il doppio dei guerrieri da cui è generato, ma circa 8 volte superiore. Perché Trunks e Goten erano Super Saiyan e con la fusione arrivano al Super Saiyan 3 che è forte il 8 volte rispetto al Super Saiyan, cioè 4 volte rispetto al Super Saiyan 2. Cioè 4 volte la somma delle due forze dei due guerrieri. Cioè Gotenks Super Saiyan 3 è forte il 8 volte rispetto a Trunks o a Goten Super Saiyan presi da soli. Mentre è forte il quadruplo rispetto a Trunks e Goten Super Saiyan messi insieme e quindi 400 volte rispetto al livello base. Invece Gogeta Super Saiyan è molto più forte di Goku Super Saiyan 3. Trunks e Goten per arrivare al Super Saiyan 3 hanno dovuto imparare a usare i loro poteri con la fusione, invece Gogeta non ne ha avuto la possibilità. Resta il fatto che è il risultato della fusione tra due Super Saiyan 1, se è vero che la fusione moltiplica per 4 la somma della forza dei due guerrieri di partenza. E che per usare bene questo potere bisogna allenarsi, allora Gogeta non sarebbe dovuto essere più forte di Goku Super Saiyan 3. Potrebbe darsi che anche per la fusione con la danza Metamor abbia un boost per la rivalità dei due guerrieri di partenza. Quindi Gogeta dovrebbe essere più di 8 volte più forte rispetto a Goku o Vegeta Super Saiyan. La fusione con il potere è più potente di suo, non c'è bisogno che i due abbiano lo stesso livello, e se fatta tra rivali c'è sicuramente un ulteriore aumento di potenza. Quindi Vegeta Super Saiyan è molto molto più forte di Gogeta Super Saiyan, che è molto più forte di Gotenks Super Saiyan 3. Quindi Blue Vegeta è sicuramente più di 8 volte superiore a Goku o Vegeta Super Saiyan Blue presi da soli, parecchio più forte, ma non sappiamo quante volte. Quindi Goku e Vegeta sono sicuramente molto 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 al di sotto del 10% della potenza di Bills, visto che Blue Vegeta è poco più forte di Bills. Cioè Bills è sicuramente più di 8-10 volte più forte di Goku o di Vegeta Super Saiyan Blue. Solo che se Bills fosse davvero solo 10 volte più forte di Goku Super Saiyan Blue, gli basterebbe il Kaioken per 10 per battere Bills. Per questo infatti quando Goku lo ha usato contro It, Bills si era spaventato. Eppure data l'enorme differenza tra Vegeta, Gogeta e Gotenks, sicuramente Vegeta Super Saiyan Blue è oltre 10 volte più forte rispetto a Goku. E quindi anche Bills è oltre 10 volte più forte rispetto a Goku e Vegeta. Non ci resta che vedere la nuova trasformazione di Goku, se più forte del Super Saiyan Blue con Kaioken allora forse si avvicinerebbe a Bills. Ma dovete considerare che il Kaioken è molto rischioso da usare e che nel manga non viene usato, sicuramente la nuova trasformazione deve esistere sia nel manga che nell'anime. Per Goku e Vegeta allora la strada è lunga per arrivare a Bills e per Bills la strada è lunga per arrivare a Whis. Soprattutto se mangia e dorme tutto il giorno, e per Whis la strada è dannatamente lunga per arrivare a suo padre, il Daishinkan. Per ora è tutto, alla prossima!